Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ormai oggigiorno tutti i nostri smartphone sono stati collegati alle nostre abitazioni. Possiamo accendere le luci, inserire l'allarme, rispondere al citofono oppure aprire il cancello. Dopo l'evoluzione che ha avuto appunto nelle nostre abitazioni, ora sta diventando sempre più parte integrante delle nostre auto. Poiché ormai tutte le case costruttrici fanno app specifiche per iOS o per Android, per avere in un palmo di mano tutte le tecnologie offerte dalla macchina. Sì, praticamente possiamo avere mille informazioni dal nostro smartphone e avere anche cose interessanti, nel senso di proprio interagire con l'automobile anche quando l'automobile è parcheggiata in garage. Esatto. Questo viene toccato non solo dalle auto di lusso, ma ormai anche dalle auto di media o bassa categoria. Nel caso specifico andremo a parlare dell'app My Peugeot e My Citroen, dato che l'azienda è unica, ma cambia solo il marchio, mentre l'app rimane uguale. Quindi andiamo a vedere l'app nel dettaglio. Questa è la schermata home della nostra app. Qua già troviamo un sacco di dati molto interessanti. Qua in alto, per esempio, c'è quanto carburante abbiamo disponibile nella nostra vettura. Qua il consumo medio negli ultimi 7 giorni. Qua il chilometraggio totale della nostra vettura. Ovviamente ogni volta che andremo a spegnere la macchina il carburante si aggiorna con i litri che abbiamo, la stessa cosa il consumo medio e la stessa cosa il chilometraggio totale. Ogni volta che la macchina la spegniamo manda via Bluetooth i dati allo smartphone. Qua abbiamo un'altra cosa veramente veramente utile, che è la collocazione della posizione della nostra autovettura, cioè la nostra autovettura sarà sempre disponibile nel nostro smartphone per vedere dove l'abbiamo lasciata. La sua geolocalizzazione. Sì, attraverso la geolocalizzazione. Quindi diciamo che per sfruttare appieno questa applicazione bisogna avere un'autovettura con GPS. Il GPS, perché se abbiamo una vettura senza il GPS, sì, l'applicazione si può usare, però diciamo che per usarla al 100% bisogna avere un'autovettura che sia fornita di GPS, quindi avremo un sacco di informazioni utili in più. Quindi questa posizione attuale, cioè dove la macchina è parcheggiata, è utilissima, soprattutto quando si lascia la macchina in un parcheggio o in posti dove non siamo abituati a lasciarla o posti molto grandi. Dispersivi. Sì, tipo un centro commerciale piuttosto che una fiera o cose del genere. Questa viene molto utile. O tipo come noi, quando all'ultimo dell'anno siamo andati a Gardaland, abbiamo parcheggiato la macchina nel parcheggio immenso di Gardaland che tutti sanno è grande come un paese, ma noi come idioti non abbiamo guardato la lettera in cui abbiamo lasciato la macchina. Quando siamo usciti la sera da Gardaland ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: adesso cavoli facciamo? Dove cavoli è la macchina? Erano tutte bianche, stranamente, quindi manco la si poteva riconoscere. E per fortuna che ci è venuto in mente di usare questa applicazione. Immaginate voi ritrovare la macchina. Sarebbe stata un'impresa, forse dovevamo aspettare che si svuotasse il parcheggio quando rimaneva solo la nostra, ok, l'avevamo trovata. Mentre con l'uso di questa applicazione basta premere qua e vi dice dov'è la macchina e soprattutto vi segna sulla cartina e vi indica dove andare, cioè tipo a me in questo momento mi dice che è a 2 minuti da me, ovviamente. Se io schiaccio vai, vedete che esce la cartina e camminando ci avviciniamo meno al puntino che sarebbe la nostra autovettura. Quindi se a Gardaland non avessimo avuto questa applicazione veramente sarebbe stato un incubo. Quindi questa cosa veramente veramente utile. Qua invece abbiamo tutti i contatti necessari in caso abbiamo problemi con la nostra macchina o cerchiamo assistenza o dobbiamo fare delle riparazioni alla nostra autovettura. Su appuntamento preventivo, se noi lo clicchiamo, ci chiede appuntamento preventivo, chiamare un centro riparazione. Tipo se chiamiamo un centro riparazione, vedi, ci trova tutti i centri autorizzati Peugeot vicino alla nostra abitazione. Quindi gli clicchiamo sopra e ci dice tutti i contatti al riguardo, cioè a che distanza è, e possiamo prendere un appuntamento o via dicendo. Qua invece con contatti e assistenza abbiamo l'assistenza Peugeot da chiamare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, contattare Peugeot sempre per telefonare, e il mio centro di riparazione, che qua se cerca un centro di riparazione automaticamente lo possiamo selezionare come preferito e ce lo metterà qua dentro in il mio centro di riparazione. Torniamo all'home page.
Ecco, qua in basso troviamo guida. Qua troviamo un altro strumento utilissimo per tutte le informazioni della nostra autovettura. Tutte queste informazioni si aggiornano ogni volta che noi spegniamo la macchina. Quindi, qua ci dirà la durata totale di tutti i nostri tragitti all'interno del mese. Cioè, tipo il mese scorso, vedete che in basso ho fatto 21 ore di utilizzo e 27 minuti della nostra macchina. Qua sopra invece in blu è le ore utilizzate questo mese e così via. Lui ci terrà sempre aggiornati mese per mese dell'utilizzo effettivo della nostra autovettura. Delle ore di guida esatte. Sì. Qua la distanza percorsa in chilometri della nostra autovettura sempre all'interno del mese. Il mese scorso 959 km, questo mese per adesso che è in blu è 137 km. Qua il consumo, sempre il consumo medio mensile. Il mese scorso è stato consumato 5,9 litri per 100 km. Questo mese sto consumando 6,0 litri per 100 km. Qua sopra è il costo. Cioè, se noi abbiamo messo il costo del carburante, cioè quando andiamo a rifornire la nostra autovettura, mettiamo cosa abbiamo pagato al litro il nostro carburante, automaticamente lui ci calcolerà anche cosa è costato tutto il nostro mese a livello di spesa di carburante in maniera precisa, perché abbiamo messo proprio il costo effettivo al litro. Torniamo indietro. Qua sotto invece è totale dei tragitti, cioè questa è una funzione secondo me veramente veramente utile, perché ci dice proprio effettivamente il consumo di ogni tragitto che facciamo. Cioè, per dire, se da casa andiamo al lavoro, lui ci calcola esattamente cosa abbiamo consumato di benzina proprio da casa al lavoro, sia a livello di carburante sia a livello di costo. Perché se abbiamo messo il costo al litro del carburante, ci dirà in maniera perfetta e precisa quanti chilometri abbiamo fatto, quanto abbiamo speso per andare al lavoro e quanti chilometri abbiamo fatto per andare al lavoro. E questo per qualsiasi tragitto. Quando noi accendiamo la macchina, automaticamente parte il calcolo. Quando la spegniamo, lui trasmette i dati allo smartphone e quindi segna un nuovo tragitto. Ogni volta che accendiamo e spegniamo la macchina, risulta un nuovo tragitto. Vedete che se io clicco qua, questi qua sono tutti i tragitti che io ho fatto ieri, l'altro ieri, la durata, il consumo medio per 100 km, i chilometri fatti, e in questo caso qua dove c'è quel pallino con scritto 1, 2, sarebbe il costo del carburante che in questo momento io non ho inserito, quindi mi dà il trattino, altrimenti ci sarebbe stato il costo del carburante per quel tragitto. E questo veramente per sapere cosa si spende giornalmente quando usiamo la macchina, cosa ci costa, soprattutto esattamente il costo preciso di quel tragitto che facciamo magari tutti i giorni o meno, o se abbiamo delle strade alternative da fare per fare lo stesso, per arrivare alla stessa meta, possiamo valutare qual è quella che ci fa consumare meno carburante. Un'altra cosa che ci dà delle altre indicazioni è questo: gestire tragitti. Se noi clicchiamo gestire tragitti, qua all'interno troviamo i nostri tragitti giornalieri che facciamo. Se noi clicchiamo su uno di questi, ci dà proprio i dati dettagliati, cioè vabbè, la durata del tragitto, cioè in questo caso 15 minuti, la distanza, cioè 7,9 km, il consumo medio, 6,7 litri per 100 km, il costo non definito perché non l'ho inserito quando ho fatto benzina alla macchina, la velocità media e vabbè il totale dei chilometri dell'autovettura. Quindi qua abbiamo anche la velocità media che del nostro tragitto. Questo è un'altra informazione secondo me utilissime per chi usa la macchina tutti i giorni. Diciamo che i nostri tragitti li possiamo filtrare in base all'utilizzo che facciamo della nostra autovettura, cioè chi usa l'autovettura proprio per lavoro, non solo per andare al lavoro, ma per lavoro, però è anche l'autovettura che usa per la famiglia il sabato, la domenica o cose del genere, cliccando su questo filtro
vedete che potete selezionare il tragitto che fate con la T di tempo libero o la P di professionale o altro, se per altri motivi aggiungere una categoria nuova per l'utilizzo della vostra automobile. Così avrete tutto separato l'utilizzo, cioè se, quando i costi o il chilometraggio, i consumi di quando la usate per lavoro, i costi, il chilometraggio, i consumi di quando la usate per il tempo libero. Un'altra funzione che per chi ha l'auto per, sia per il lavoro che per il tempo libero, secondo me è molto utile. Adesso andiamo a vedere invece la funzione qua in basso, quella appuntamenti. Clicchiamo su appuntamenti. Qua vi dice quanti chilometri ha la vostra autovettura e quanto manca l'appuntamento per la manutenzione periodica. Praticamente questa freccia blu salirà man mano che si avvicinano i 25.000 chilometri o l'anno di utilizzo della vostra vettura. Quando arriverà a quel punto vi dirà che è ora di fare la manutenzione periodica. Poi molto interessante anche l'opzione veicolo. Apriamo l'opzione veicolo. Qua avete tutte le informazioni del vostro veicolo, il numero VIN, che sarebbe il numero che trovate sul libretto della vostra autovettura, che è quello che dovrete inserire anche quando scaricate l'app e l'aprite per la prima volta. Vi chiederà questo codice VIN, che sarebbe il codice personale della vostra vettura, che è quello che proprio identifica la vostra vettura, com'è, come non è, e gli accessori che ha e via dicendo. Poi vi dice i servizi connessi, in questo caso il Bluetooth, e mi dice attivato l'ultima connessione il 9/1/18, cioè oggi. Poi documentazione veicolo, anche questa cosa è interessante perché qua se clicchiamo ci dà tutti i suggerimenti delle varie spie cruscotto, cioè ci dice ogni spia a che cosa serve, cioè tipo questa ci dice che spia è, questa abbaglianti, poi andiamo su quelle magari più strane che magari uno dice che cavoli sono, tipo questa impianto frenante, cioè ogni spia della nostra autovettura qua è indicata e spiegata, così in maniera veloce quando esce qualche spia che non conosciamo lo sappiamo immediatamente il significato. Un'altra cosa, potete aggiungere più autovetture, cioè cliccando qua in alto dove c'è la scritta in questo momento Peugeot 2008, facciamo aggiungi veicolo, ci farà aggiungere un altro veicolo, quindi avremo le informazioni di più veicoli se siamo possessori di più vetture. Ci teniamo a precisare che questa è l'applicazione My Peugeot, però se scaricate l'applicazione My Citroen sarà identica, cioè cambierà solo il logo dell'applicazione che avrà il logo della Citroen, ma l'applicazione è identica, cioè non cambia assolutamente niente, anche perché l'azienda ormai è una sola. Il video è finito, speriamo vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e alla prossima, ciao!